Ciao belli, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi faccio vedere gli acquisti che ho fatto in Italia, che sono andata, sono rimasta 3 settimane, sono andata con la macchina e ho portato con me Cali ovviamente. Vi faccio vedere qualche foto a fine video delle cose, del posto stupendo vivo in Italia, ma cosa più importante volevo farvi vedere gli outfit, perché sotto richiesta stretta di mia sorella mi ha detto fai il video degli acquisti, per favore, me lo sta chiedendo da una settimana. Comunque, prima ho preso questo reggiseno sportivo della Nike credo, con 5 euro perché erano gli ultimi pezzi, innamoratissima. Ho preso questi pantaloncini sportivi della Puma a 6 euro, l'ho presi da Vicolungo e adesso vado col resto. Vi faccio vedere il pezzo forte di tutto quello che ho comprato, guardate che roba. Questo qua è un vestitino, io credo che da spiaggia, di Anna Franchi. Aspetta che passo un po', se riuscite a vederlo. Ho mantenuto sotto i pantaloncini, quelli sportivi, perché devo prenderli un vestitino, sai, quelle tipo color nude, e metterli sotto. Guardate che meraviglia, guarda che ciapette che mi fa. Lo adoro. Indovinate quanto l'ho pagato? 3 euro. L'ho preso dalla seconda strada perché era difettoso qua, era tutto rotto. Credo che sono gli ultimi pezzi delle collezioni vecchie che rimangono nel magazzino. Comunque hanno fatto un riparto dove tutto era 5 euro e ovviamente io l'ho preso. Guarda, mi sono innamorata, mi sento, aspetta, mi sento come Mortizia, uguale, però versione verde, adoro. Voi cosa ne pensate? Io non vedo l'ora di indossarlo, devo comprare la cosetta, ora che culette, oh, lo adoro, bello, vado. Guardate il dietro e il davanti, e il dietro, che eleganza. Questo qua è di By Marciano, della Guess. L'ho pagato 30 euro dalla seconda strada perché era scontato all'80% l'ultimo pezzo. Mi ha detto la ragazza che sono quei pezzi che mettono in disposizione nelle vetrine, che rimangono là e quindi li vendono all'80%. Questa borsetta meravigliosa della Primadonna a 11,90 euro, e queste meravigliose scarpette stupende, meravigliose, fantastiche, 34,90 euro, erano scontate anche questi qua del 70 o del 50%. Adoro, cosa ne pensate, eh? Bello. Comunque, che ne pensate? Che sta bene così, questo pezzo, o li prendo una specie di cinturina dorata o argentata qua? Fatemi sapere. Guardate questa meraviglia. Guardate le scarpe! Guardate che bello. Questo qua è un vestito, guarda, si può mettere solo, che è stupendissimo solo, bello, 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 dietro, bello, i capelli non aiutano, o si mette su così, con questo tessuto così, stupendo, adoro. Adoro, sembra una signora uscita dagli anni 70. Adoro, bellissimo. Voi cosa ne pensate? Questo qua o può piacere o no, però a me piace tantissimo. Comunque, anche questo qua l'ho preso dalla seconda strada con 30 euro, era scontato dell'80. Invece
Le scarpe, faccio vedere bene, guardate, con tutti brillantinosi, stupendi, e ne ho pagati 20 euro dalla prima donna. Mi piacciono, io adoro, 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 bello, eh? Piace, guardate che taglio stupendo. Questo qua invece, guardate il dietro, che si può intrecciare meglio ovviamente, però questo qua invece l'ho preso dal mercato con 10 euro, stupendo, 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 stupendo. E sandaline stupende anche queste qua, guardate che belle che sono. L'ho prese da il Pittarosso con 30 euro. Sono meravigliosi, no? Adoro. Allora, cominciamo dalla borsa. La borsetta è di Armani, l'ho pagata 45 euro, era scontata anche questa di 60 o 70%. Invece questo top meraviglioso e questo qua, che sono uguali, guardate che sono belli, dietro l'ho pagati tutti e due a 15 euro, no, tutti e due a 15 euro, sì, no, tutti e due a 10 euro, perché questi qua avevano i pantaloni sotto che a me non piacevano. Il ragazzo li vendeva il pezzo sopra, il pezzo sotto, il pantalone a 25, e quindi anche questo c'aveva il pantalone suo, e quindi gli ho detto no, io voglio solo la parte sopra, e non sapevo scegliere tra questa e questa, e mi ha detto guarda, te le lascio a 10 euro all'uno, perché sennò io mi perdo, nessuno mi prende il pantalone, non starei a discutere tanto. E li ho presi perché mi piaceva tanto, non sapevo chi scegliere, se questo o questo. Invece questi pantaloni, che sono, non sono tanto lunghi, mi sono piaciuti tanto perché posso metterli con i sandali bassi o scarpe basse, e sono abbastanza comodi e belli. L'ho pagati 10 euro, erano scontati anche questi dell'80% dalla seconda strada. Invece i sandalini, zeppettine così, questi qua sono, non so se riesco a girare i piedi così, oh, ho sentito un crack. L'ho pagati 17,90 euro dalla prima donna, li adoro. Comunque volevo dirvi che ieri sono andata al mare e ho fatto il bagno, mi sono messa la testa perché io di solito non metto la testa, ho perso tutto il rosso, tutto, quindi devo farmi la tinta, o no? Cosa ne pensate? Piace? Love it? Vai. Voilà, questo outfit non so che si può piacere o meno, però mi piace tantissimo. Allora, il top no, il top l'avevo comprato qua prima di partire con 10 euro da un negozietto che c'è qua vicino a casa. La gonna, che a me piace tantissimo il taglio delle gonne così, e soprattutto la cucitura che mi fa vedere dei ciapet che non ho. Adoro. Questa qua l'ho pagata 11 euro perché era all'80% della seconda strada della Francomania. Mi piace tantissimo. Invece i sandali, adesso vi faccio vedere, i sandali sono queste qua, non so se riuscite a vedere bene, li adoro, sono stupendi, guardate, belli belli, l'ho pagati 23 euro dalla Pittarosso, belli, eh? Semplice, leggero, comodo, adoro, mi piace.
potevo presentarlo con questa maglietta, questo top sopra, che adoro, bellissimo, stupendo il tessuto e di una leggerezza. Poi ha questo nodo che si può stringere perché se non esce fuori la poppa. Bello, con la zip dietro, guardate che forma che ha, adoro. Questo qua l'ho pagato 17 euro, perché anche questo era scontato del 60%. La gonna, come vi ho detto, 11 euro e le scarpette con 23. Allora, invece questo outfit, il top, questo top meraviglioso, meraviglioso, l'ho pagato 3 euro alla seconda strada, era scontato del 80, costava all'inizio 17 euro. Questi pantaloni meravigliosi con questo colore stupendo, questo le ragazze scurette come noi, ci sta da Dio, credo che questo colore sta bene a chiunque, è veramente bello. E vi dico quanto l'ho pagato 3 euro questo pantalone, perché aveva la zip rotta e io sono messa lì piano pianino piano pianino piano pianino, sono riuscita a sistemarle e mi piace, adoro adoro adoro. Vabbè, l'ho messa qui, sandali questi qua gialle, che non si deve mancare, della Pita Rosso, l'ho pagata 30 euro. Invece questa borsetta stupenda, arancione, che mi sono innamorata perché sono andata con la mia amica all'isola di Pescatore. Appena siamo scese dal battello, il primo negozietto che trovate là aveva tutti, non riesco a parlare oggi, aveva tutti questi borsette di vari colori. Lei l'ha presa una uguale uguale rosa, che io non ero decisa tra prenderla rosa e arancione, però l'arancione mi piace tantissimo, e ha preso una uguale però un pochettino più lunga, gialla, che io volevo quella, però l'ha presa lei per prima, ha detto va bene, non c'è problema, ti perdono, e gli ho detto che me la presta quando devo mettere qualcosa un po' particolare di giallo, che io adoro. Quindi, belli, cosa ne pensate di questo outfit? Se vi piace, non vi piace, fatemelo sapere, a me piace tanto. E soprattutto credo le grandi soddisfazioni che ho non è comprare le cose, ma comprarli in sconto. E a me questa cosa mi dà una grande soddisfazione, una grande gioia, probabilmente perché non ho altre preoccupazioni, può essere, e quindi per me la gioia più grande è riuscire a prendere una cosa che costava 150 euro a prenderla 3 euro. Per me, guarda, sono felice per tutto l'anno. Vi giuro, l'ho pagato 3 euro.